Buongiorno e benvenuto a Fabrizio Verduchi, candidato sindaco al Comune di Roma con Italia Cristiana. Salve, buongiorno a voi. La ringraziamo per la disponibilità e a nome di Prime Italia vorremmo porle alcune domande sul tema dei rifugiati politici. Innanzitutto vorremmo chiederle se ci sono, secondo lei, delle politiche che hanno funzionato nei processi di integrazione dei rifugiati. Io credo che il problema sia più del potere centrale rispetto ai rifugiati. Si è passato da momenti in cui c'era un eccesso di apertura verso l'immigrazione senza regole a momenti di una chiusura un po' forse razzista e di non accoglienza verso l'immigrazione, compresi poi chi chiedeva asilo. E da una parte forse c'è stato un eccesso da parte di molti immigrati che chiedevano asilo pur non avendone diritto. Come vede la condizione abitativa dei rifugiati a Roma? La condizione abitativa a Roma è pessima per tutti i romani, compresi i rifugiati che forse vivono in condizioni da ghetto senza la dignità umana, cioè dei veri e propri ghetti. Hanno utilizzato dei resident che ormai sono abbandonati dalle istituzioni, quindi non la vedo bene. Ritiene utile il confronto con le altre metropoli europee relativamente al tema dell'accoglienza dei rifugiati? Ma io non ne faccio solo un problema della metropoli, della capitale, penso che è un problema nazionale, anche perché è sempre meglio non ghettizzare. Un'integrazione che viene fatta su tutto il territorio è un'integrazione che funziona. Ghettizzarli o metterli tutti insieme in una città, secondo me, non tutela né i cittadini che l'accolgono né i stessi rifugiati. La presenza dei rifugiati è principalmente un'emergenza o potrebbe essere vista anche come un'opportunità? A me adesso sembra che sia un'emergenza, per me è diventata una prassi regolare, quindi. Qual è il primo atto concreto che farebbe lei per migliorare la qualità della vita dei rifugiati politici a Roma? Sicuramente noi proponiamo la ristrutturazione di edifici che già stanno all'interno del Comune di Roma per i romani che hanno gravi necessità abitative. In questo si può coinvolgere anche gli spazi che sono stati dati ai rifugiati che attualmente sono fatiscenti, non sono in condizioni sufficientemente dignitose per una persona. Ok, la ringraziamo. Grazie a voi.